Concerto dedicato al ricordo delle persone scomparse, a un anno dalla morte di Eraldo Isidori, un uomo, un padre, per 38 anni alla ricerca del figlio Sergio, scomparso all'età di 5 anni e mezzo da Villa Potenza. Era il 23 aprile 1979. L'Associazione Territoriale Penelope Marche Onlus ha organizzato l'evento per creare un momento di condivisione e felicità, ma anche di riflessione sulle persone di cui non si hanno più notizie e sul dramma vissuto da tante famiglie. Nelle Marche mancano all'appello 750 persone. Il concerto, realizzato in collaborazione con la Proloco e ospitato nel teatro di Villa Potenza, ha visto la partecipazione del coro Pueri Cantores Zamberletti. Particolarmente toccante la lettura di Goccia, poesia scritta da Giorgia Isidori, nel ricordo del fratello. Parliamo nelle Marche al 30 giugno 2019, secondo il report semestrale che viene aggiornato dall'Ufficio del Commissario Straordinario per le persone scomparse. Nella 21esima relazione semestrale ci sono 750 persone al 30 giugno 2019 che mancano all'appello. Tra queste c'è anche mio fratello e l'occasione di questo concerto è stato un momento importante in vista del Natale per non dimenticare, perché questo concerto cade nella settimana del giorno dedicato, il 12 dicembre, dedicato alle persone scomparse. Abbiamo organizzato in sinergia con le prefetture delle Marche vari incontri operativi proprio sul come mobilitarsi e fare squadra insieme appunto alla prefettura e le varie forze dell'ordine preposte per affinare quelle tecniche di ricerca, per confrontarsi. Penelope che incontra le istituzioni per condividere insieme questo percorso, perché quando c'è una persona che scompare, la collettività, le istituzioni insieme al privato sociale si mobilitano attivamente. Penelope dà voce a chi non ha voce, ascolta le famiglie, ascolta il grido d'aiuto delle famiglie delle persone scomparse. La mia famiglia ha vissuto per 40 anni in silenzio questo dramma, non è stata aiutata dalle istituzioni. Mio padre, che è venuto a mancare lo scorso anno, oggi ricordiamo proprio un anno dalla scomparsa di babbo, ha lottato fino in fondo e io ho preso quella forza, quel coraggio che lui aveva, quella forza per andare avanti. E ricordiamo anche lui, perché mi ha trasmesso qualcosa, ci ha trasmesso il fatto di lottare, di non dimenticare e di guardare sempre avanti. Vite sospese senza tempo.